A quanto pare ho a telefono un ospite, il professor bene. Lello Savonardo della facoltà di sociologia, bene, insegnante bene. Di sociologia della musica. Applauso. Bene. Pronto? Buonasera Albi White. Ciao. Ciao Giovanni. Ciao Lello. Allora, noi parliamo subito, entriamo subito nel vivo della discussione con questa cosa, Beat Generation. Di che si parla, di che si tratta? Spiegaci. Sì, allora, Beat Generation era innanzitutto un libro che analizzava i movimenti culturali giovanili in relazione alle tecnologie digitali, perché il beat è il beat dell'informatica, non della beat generation degli anni 50-60. Ma parafrasando quel movimento giovanile, la beat generation fa riferimento alle culture giovanili e alla creatività nell'era digitale, e quindi dopo un ciclo di seminari, una trasmissione radiofonica su Radio Universitaria F2 e poi diciamo il libro stesso, abbiamo realizzato un disco, Beat Generation. Dico abbiamo perché è un progetto collettivo con sì. i miei amici musicisti, con i miei amici con cui ho da sempre fatto seminari sui linguaggi creativi all'università, ma anche suonato e collaborato in varie forme, e li ho chiamati a suonare in questo disco. Ho chiamato te, Giovanni Bloch, ma anche Yalma Megretta, Edoardo Bennato, Ciccio Merolla, Maurizio Capone e fino anche addirittura Derrick De Kerkou, il guru della comunicazione digitale, che recita dei versi in un brano Always On dedicato alle sue teorie. Quindi è un libro che diventa disco, che diventa progetto culturale e che diciamo a questo punto è diventato anche un progetto sonoro, artistico, che attraverso le canzonette, come direbbe Edoardo, racconta i mutamenti sociali, culturali, giovanili, dei media e delle nuove generazioni. No, è simpatico vedere come poi un testo accademico possa poi avere pretesto per diventare un gioco vero e proprio tra amici, e avere all'interno di un gioco così leggero una personalità come Derrick De Kerkhover, che è uno che ha teorizzato l'inconscio digitale e una serie di cose che stanno facendo il giro del mondo. Esattamente, cioè dall'intelligenza connettiva all'inconscio digitale, Derrick De Kerkhover praticamente ha raccontato i mutamenti delle tecnologie digitali nella vita sociale in tutto il mondo, in tutte le università, ed è super citato. Tradotto in non so quante lingue. Lui, in diverse lingue, e avendo scritto con lui, tra l'altro lui diciamo ha scritto anche la postfazione del mio libro Sociologia della Musica, che è poi stato tradotto in francese in tutto il mondo francofono. È stampato da UTET, se non mi sbaglio, stampato e distribuito. Esatto, UTET in Italia e l'Armatan nel mondo, ed è un libro che per esempio insieme a Derrick abbiamo discusso spesso nelle aule universitarie, e poi lui ha scritto la postfazione, e devo dire che dalla musica siamo arrivati alle culture giovanili e dalle culture giovanili torniamo alla musica, anche con Derrick, che si è prestato ad un gioco, perché come dicevi tu, per me è un gioco collaborare con gli artisti che sono in questo disco, ma è anche un progetto culturale che mi piace possa avere diverse forme, un po' cross-mediale, un po' trasmediale, cioè che colpisce e affonda attraverso media diversi. Grazie prof, ci vediamo prestissimo. E allora, per noi l'equilibrista con Edoardo Bennato e Lello Savonardo. Savonardo. Ciao Lello.